Buongiorno, questo è il defaticamento post gara? Sì, come si vede il grande livello dello sciolpinismo, bisogna arrangiarsi un po' con tutto. Di mattina si trova lungo, il pomeriggio si lavora. Voilà. Quindi non hai uno staff che ti fa gli sci? Staff tecnico, lasciamo stare, però meglio far da sé, va. Ascolta, una nota personale, io sono veramente contento per voi, ma per te soprattutto. Inizio stagione in cui ne abbiamo sentite un po' di tutte su Denis, non va, non tira, non ha voglia. Allora, innanzitutto sei diventato papà, congratulazioni. Inizio stagione, hai fatto il corso e poi ogni giorno che passa sei sempre meglio. Sì, inizio stagione io ero abbastanza in forma al primo periodo, purtroppo sono saltate un po' le prime gare. Poi ho avuto dei periodi in cui sono stato un po' più impegnato con sto corso, ma quello l'avevo già detto all'inizio stagione. Poi già in Sicilia comunque andava meglio. Ho preso un po' una batosta che non mi aspettavo alla prica, però sapevo di star bene e adesso sta venendo fuori. In questi giorni ti vediamo concentrato, pimpante, una bella gamba, anche nei tratti a piedi vediamo una gamba che gira, veloce. Come va? Beh, sappiamo che tu hai un grande affiatamento con Leida. Ma sì, con Leida va sempre bene, alla fine riusciamo a gestire un po' la gara come vogliamo, partiamo un po' più tranquilli forse degli altri e poi veniamo fuori un po' sulla distanza. Tratti a piedi, appunto, magari quello può essere anche un po' il corso guida, che girare col sacco pesante magari per fare cascate così, in effetti mi sento abbastanza bene nei pezzi a piedi. Forse sono un pelino meno messo bene sulle discese quest'anno, anche perché ho preso un paio di cartelle negli anni che forse mi hanno fatto abbassare un pelo le orecchie, però dai, vediamo un po' come va a finire. Domani affrontate la tappa del Grand Mont da leader. Responsabilità? Ma sì, responsabilità, noi vogliamo arrivare a domenica ancora leader, quindi e si passa per la tappa di domani. Sicuramente è bello passare davanti al Pieramenta con tutto il tifo che c'è, è una cosa veramente speciale, particolare, che non capita da tutte le parti, e quindi cercheremo di onorare questo pettorale. Bene, noi domani ti aspettiamo in cima al Grand Mont, intanto ti lasciamo il tuo lavoro, non vogliamo portare via altro tempo. In bocca al lupo per domani. Crepi, non so se vi distinguerò tra la folla, comunque ci vediamo lassù. Ci faremo riconoscere. Non ho dubbi. Ciao ciao.